permettetemi la soddisfazione per una vittoria per noi molto importante, che veniva dopo una settimana molto difficile. Noi non avevamo pianto come fanno tanti. Pjanic ha deciso di giocare oggi al tiro stamattina, anche Vicius, come si è visto, a parte la botta alla testa, non ne aveva. Quindi non eravamo contenti della nostra settimana, perché non ci è mancata determinazione, salvo l'inizio, e mi è piaciuto per l'energia che mettevamo nelle cose sporche, rimbalzi, però onestamente abbiamo regalato troppo a partire dall'inizio, quando ti provi a dover inseguire non sempre riesci a rivoltare la partita. C'è da dire che il secondo quarto, finito sotto di 8, però la partita già era un po' cambiata, noi l'avevamo fatta cambiare nel nostro modo di stare in campo, partendo dalla difesa. Nel terzo quarto, onestamente, abbiamo un quarto migliore nel campo per circolazione, per capacità di trovare compagni liberi, poi di segnare, chiaramente, però. L'ultimo quarto, siamo venuti fuori, siamo fisicamente inaspettatamente, senza Green, in maniera importante, soprattutto in difesa. Cioè, penso che questo si possa dire senza tema di smentita. La nostra difesa nell'ultimo quarto, sull'ultimo possesso decisivo, per non far segnare Barcellona, è stato quello che io vorrei vedere per 40 minuti. Ne veniamo via con 2 punti, onestamente. Penso che chi ha visto la partita, al di là della amarezza da tifoso per la sconfitta, non possa rendere disattivo in tutta la partita. Due squadre, secondo me, stanno sapendo per noi, per quanto riguarda Barcellona, senz'altro, non abbiamo per il canestro. Abbiamo reso quello che c'era capitato di subire in casa nostra, in un altro momento del campionato, dove da sotto di 20 avevamo rimesso in piedi per poi soccombere con un guarda caso un palleggio adesso più dalla lunetta di un giocatore che però adesso non c'è più che trovare. E abbiamo vinto sostanzialmente con lo stesso palleggio di sotto. Perciò niente, complimenti alla squadra, alla mia e a quella di Barcellona. Complimenti a chi ha stretto forte i denti per fare una partita importante. Penso che da questa possiamo trarre sicuramente un grande stimolo, una grande confidenza, anche se sappiamo che il campionato per noi, per Barcellona, finirà alla fine dei playoff, e se vorremo avere qualche chance di poter ritornare in Serie A dovremo vincere altre partite così, insomma. Ecco, quindi diciamo che il tempo sarà galantuomo, vediamo se riusciamo a reggere botta. No, il fatto è che probabilmente già nel terzo quarto dovevamo chiudere la partita, siamo andati 15 sopra, un po' siamo stati superficiali nel fare le cose, sia in attacco, soprattutto abbiamo smesso di difendere come avevo fatto fino a quel momento, nei primi 25 minuti. Poi abbiamo concesso troppi tiri aperti sia a Martinoni sia a Ferrero, sia a Malaventura, e loro praticamente hanno trovato canestri facili, senza essere contestati, piano piano hanno preso fiducia nella partita. Però, come dici tu, per 30 minuti ho visto probabilmente la migliore sigma dell'anno come qualità di gioco, come concentrazione. E fa più rabbia ancora di più la sconfitta proprio per questo motivo, perché ci è sembrato di avere in mano la partita e di meritarci proprio di vincere la partita. Non è stato, perché non sono presuntuoso a dire che è sfuggita dalle mani nostre più che per altre situazioni. È sfuggita perché abbiamo finito di difendere, di giocare in attacco per gli obiettivi che ci eravamo prefissi, mettendo in ritmo i giocatori che avevamo vantaggio. Infatti nell'ultimo quarto abbiamo tirato soltanto 10 tiri dal campo, segnato solo 13 punti, ed è quello
che alla fine ha fatto la differenza. Abbiamo preso fluidità di gioco in attacco in un momento in cui la partita cominciava a diventare complicata, probabilmente due o tre forzature non andavano fatte, però stiamo parlando di una partita che per 30 minuti avevamo giocato in maniera esemplare.